Buonasera, benvenuti. Sono Giulia Tosoni, sono la responsabile del centro di istruzione dell'adulto e dell'adolescente del comune di Milano. Oggi, nel nostro Open Day, presentiamo la nostra offerta formativa per l'anno scolastico 2022-2023. Grazie quindi alla vice sindaca Anna Scavuzzo del Comune di Milano che ha aperto questa, questa diretta. Siamo particolarmente felici di raccontarvi molte novità. Perché infatti, accanto ai nostri tradizionali ormai corsi di recupero anni scolastici, sia diurni che serali, per il raggiungimento del diploma, oggi presentiamo dei nuovi percorsi. Abbiamo infatti lavorato in questi anni anche. Eh, a, nel fronteggiare i bisogni e le necessità dei ragazzi emersi anche a causa della pandemia, e abbiamo pensato dei percorsi dedicati a delle esigenze e dei bisogni specifici che oggi vi, vi racconteremo. Vi racconteremo anche del nostro programma di supporto alle scuole statali per sostenere i ragazzi più a rischio di successo formativo e quindi nel lavoro di prevenzione della dispersione scolastica e vi racconteremo anche di un nuovo spazio pomeridiano che andremo a inaugurare l'anno prossimo dedicato a tante attività educative, formative e di socializzazione. Si tratta di un lavoro che per noi è appunto il frutto di una riflessione e sperimentazione continua portata avanti in questi anni, devo dire, non, non facili. Dalla nostra equip multiprofessionale, composta dai docenti, dalle educatrici, dalle psicologhe, e a cui voglio dire grazie, grazie a tutta la nostra meravigliosa comunità scolastica, e grazie anche ai nostri studenti che oggi ascolterete, sia gli studenti del presente che quelli del passato. Loro, devo dire, ci, ci insegnano sempre moltissimo, ed è sempre a partire da loro che proviamo a eh, migliorare la nostra capacità di risposta e il nostro lavoro. Passo dunque eh, la parola alla dottoressa Lucia Scopelliti, direttrice dell'area Lavoro e Formazione del Comune di Milano. Grazie. Grazie, Giulia Tosoni, che è appunto la preside del CIA. Io veramente prendo solo pochi minuti però ci tenevo a partecipare proprio perché ehm, non è un open day come gli altri eh, il, il CIE ha cambiato tanto negli ultimi anni, è un servizio d'eccellenza per il comune di Milano si inserisce in una serie di obiettivi di policy ehm, trasversali che vanno alle politiche educative alle politiche giovanili, quelle per il lavoro, lo sviluppo economico quindi come dire, cerca di mettere un fil rouge con un obiettivo molto chiaro che è quello appunto di Ehm, ridurre la dispersione scolastica cerca di mh, esattamente valorizzare e di intrecciarsi rispetto a tutta una serie di, di politiche che stanno molto a cuore al, al Comune di Milano e ripeto è un servizio che è cambiato molto negli ultimi anni e, e questo ci tengo a dirlo perché non, non sempre è così e invece c'è stato un investimento e lo dimostrano i numeri eh, infatti gli iscritti nell'ultimo anno scolastico sono stati più di 300 studenti e una cinquantina di ragazzi ragazzi solo nei corsi diurni un quarto di questi eh, ha una cittadinanza diversa da quella, da quella italiana e tre quarti a meno di 25 anni. Quindi come dire anche dei, dei numeri che ci fanno capire eh, che la presa in carico è di un'utenza eh, che veramente ha bisogno dell'intervento del pubblico e cerchiamo anche noi gli strumenti che abbiamo di, di fare la nostra parte ma al di là della partecipazione quello che è molto interessante sono anche i dati eh, di, di risultato come si dice di output e di outcome della partecipazione ai corsi e ai servizi offerti dal CIA Infatti, più del 70% degli studenti arriva a concludere l'anno scolastico e si iscrive agli esami di idoneità. E di questi, il 72% supera gli esami e viene promosso alla, alla classe successiva. Quindi, come dire, sono risultati proprio per un target di, di ragazzi che invece nei circuiti ordinari, per vari motivi, riscontra delle difficoltà, in questi casi hanno una percentuale di successo che ci, che ci conforta, ci motiva e ci spinge ad andare avanti. E rispetto a questo, in effetti, questa offerta formativa è diversa delle altre, non, non mi prendo il merito, il merito è assolutamente dei, di tutto il corpo docente, di tutto lo staff e della, e della preside che appunto hanno lavorato ehm, in questi anni, in particolare in quest'ultimo anno, nonostante tutte le difficoltà che sta bene offerte dal dal contesto eh, proprio per mh, fare ancora di più e adesso non sarò io ad entrare nei dettagli e non voglio neanche eh, troppo anticipare però sicuramente ci sono degli investimenti sull'offerta formativa che riguardano ad esempio un aumento del, dell'offerta per i ragazzi ehm, che appunto più sono stati traumatizzati anche per l'isolamento che deriva dal covid quindi il cosiddetto ritiro sociale sia Diciamo, una patologia che prescinde da questo, ma che chiaramente è stata molto accentuata da quello che è successo negli ultimi due anni. Eh, I percorsi contro la dispressione, i percorsi ehm, che riguardano la cosiddetta educazione non formale, quindi tutti dei nuovi servizi che eh, concernono il supporto alla didattica, il recupero magari anche solo di competenze proprio di lingua italiana, i servizi integrativi di sportello e di accompagnamento. E eh, infine un servizio che è stato Sperimentato nel corso di quest'anno in un'edizione pilota con una con una trentina di, di adolescenti di istituti di scuole superiori. Questo servizio si chiama Tu per Tu. Ed è un servizio che mira proprio ad anticipare e scongiurare una, il fenomeno della disposizione scolastica, appunto, dove la parola chiave è giocare d'anticipo. Quindi in raccordo con un sistema di istituzioni e di scuole superiori che ha segnalato dei ragazzi che potevano avere un bisogno di eh, diciamo presa in carico e di accompagnamento allo studio mh, fatto praticamente possiamo dire in one to one eh, con, con il docente e vedremo adesso hanno, hanno la maturità quindi come dire, vedremo un po' gli esiti eh, di questo però sicuramente è stato una, un pilota che comunque già sappiamo ha avuto dei riscontri positivi da parte dei, dei ragazzi e, e anche il feedback dei docenti è buono e quindi questo sarà uno dei Servizi che invece si vuole proporre a questo punto non più come sperimentazione, ma come servizio impianta stabile. Quindi mh, ora, veramente in una battuta ho anticipato alcune cose, però eccoci, ci tenevo così ad augurarvi una. Un buon open day, e a ringraziare veramente tutte le persone che, che lavorano a questo servizio, perché effettivamente l'impatto sulla, sulla comunità è un, un impatto che ha una rilevanza e un valore sociale grandissimo. Grazie. Grazie mille, la dottoressa Lucia Scopelliti. Io a questo punto prendo la parola e la ripasso subito al professor Marco Bianchi, referente per noi dell'area Orientamento e Iscrizioni. Prego, Marco. Bene, grazie, grazie Giulia. Passiamo quindi ora a presentarvi la nostra, la nostra scuola. In questo incontro conoscerete la nostra offerta, i nostri servizi e anche alcuni dei nostri docenti ed educatori. Vi ricordo che nella seconda parte potrete porre domande o chiarimenti e se volete potete anche cominciare a inviarle fin da ora. Bene, le novità di quest'anno, come avete sentito, sono tantissime, quindi io passerei subito la parola alla nostra professoressa Ukeddu, che vi darà una panoramica introduttiva e generale eh, sulla nostra scuola. A te Barbara. Ciao prof, grazie mille. Allora, io parto subito dall'acronimo, cosa vuol dire CIA, è il centro di istruzione per l'adulto e l'adolescente. È collocato nel civico polo scolastico Alessandro Manzoni, siamo in via Grazia delle da 11, la zona di Milano è la 2, la fermata della metro più vicina è quella di Loreto. Naturalmente ci sono poi anche altri mezzi di superficie che vi portano fino a scuola da noi. È una scuola pubblica del Comune di Milano che formula dei percorsi di studio abbreviati di due anni in uno. L'offerta si rivolge sia agli adulti che agli adolescenti minorenni dai 16 anni. L'offerta destinata agli adulti si svolge in un orario serale dalle 17.50 alle 22 circa, eh, prevede un percorso flessibile che permette il recupero delle degli annualità perdute ed è finalizzata al conseguimento del diploma. L'età media ora si aggira intorno ai 22-23 anni. Per gli adolescenti minorenni, invece, come vi dicevo, dai 16 anni in su, l'orario è quello ovviamente diurno e il loro percorso è finalizzato al rientro nel sistema scolastico formale. Sia per il serale che per il diurno, eh, il consiglio di classe non è composto solo da docenti, ma sono presenti altre figure quali counselor, tutor, educatori e c'è anche la psicologa a supporto eh, dei nostri studenti. Sul piano giuridico il CIA è una scuola non paritaria, questo vuol dire che i nostri studenti per la promozione alle annualità successive devono sostenere delle prove presso un'altra scuola, una scuola esterna che collabora con noi, abbiamo delle scuole con le quali collaboriamo e ovviamente è libero di scegliere la scuola che preferisce, tutti gli studenti sono liberi di fare questa scelta. In orario extrascolastico possono seguire comunque alcune attività presenti a scuola, spesso organizzate da noi, altre volte le organizzano loro. Ci sono anche delle aule dedicate dove possono studiare. Attualmente non abbiamo dei corsi online, tuttavia è previsto l'utilizzo a supporto dello studio per i nostri studenti di una piattaforma che si chiama Moodle, dove i docenti caricano il materiale, materiale che può essere utilizzato in qualsiasi momento dai, dai nostri studenti. Ora la scuola sta volgendo al termine, tutti, sia quelli del serale che quelli del diurno, si stanno preparando per gli esami. Tra questi, qui con noi c'è la nostra brillante studentessa del serale, Aida Diouf, che frequenta la terza e quarta dei servizi commerciali e che ci racconta ora un po' il CIA dal suo punto di vista. Ciao, Aida. Buonasera a tutti. Uh, come ha già anticipato la prof, io sto appunto facendo la terza e quarta serali. Sottolineo che è la mia prima esperienza da serali, quindi avevo subito avuto le paranoie, soprattutto per il tempo e come organizzarmi. Anche se subito mi sono tranquillizzata, anche perché mi sono venuti molto incontro, essendo che io altro, uh, oltre allo, allo studio lavoro faccio altre mille cose, per esempio quando avevo bisogno. Um, dell'aura prima dell'ora tipo due ore anche prima per studiare tranquillamente uh, mi veniva un incontro e potevo andare a studiare per poi parlare del fatto che io l'anno prossimo appunto devo fare anche gli esami integrativi quest'anno per fare l'anno prossimo la quinta quindi con, um, uh, con i programmi siamo anche a pari passo con l'altra scuola però nonostante ciò eh, i professori, devo essere sincera, non ti stressano, soprattutto è una cosa da non dare per scontato e soprattutto um, ti chiedono se hai capito, se non hai capito te lo rispiegano anche mille volte, non è una cosa scontata perché alcune volte hai anche paura di chiedere e richiedere, però loro no, ti vengono incontro, sono molto empatici e in più ci sono anche questi studi appunto assistiti per quando non capisci. E ti danno un orario diverso comunque a quello della lezione per capire di più. Quindi diciamo che sono molto più tranquilla. Essendo anche la mia prima esperienza con i serali mi trovo veramente bene, sono contenta. Grazie mille, Aida. Vi salutiamo noi due, lascio di nuovo la parola al professor Bianchi. Ciao! Eh, grazie. Ciao ciao, grazie Barbara, grazie Aida, troppo buona. E niente, allora adesso a questo punto noi vi presenteremo i nostri corsi serali e diurni. Ma prima voglio ehm, spiegarvi come si accede ai nostri, ai nostri corsi e come lo studente è accompagnato durante il percorso. Ai nostri corsi si accede attraverso un colloquio informativo e orientativo, durante il quale sulla base del, del vostro vissuto scolastico, delle vostre aspettative, dei vostri impegni personali, quindi del tempo che avete a disposizione e anche sulla base di una serie di altre osservazioni rilevanti per il successo finale, valuteremo insieme. Sono ancora in linea, sì, eh, cosa che per noi è assolutamente eh, l'obiettivo principale. Poi, poi l'orientatore raccoglierà queste informazioni in ingresso che saranno trasmesse al referente di classe della vostra classe scelta, che vi accompagnerà per tutto l'intero corso eh, scolastico. È anche possibile che durante i primi mesi di scuola, magari anche in accordo col vostro referente di classe, vi accorgiate che preferite magari optare per un percorso leggermente differente. In tal caso la scuola prevede un servizio di riorientamento per guidarvi e accompagnarvi anche in questa fase, c'è quindi la possibilità di aggiustare il percorso formativo per garantirvi sempre il miglior proseguimento degli studi possibile. Inoltre per qualunque altro problema è sempre attivo durante tutto l'anno eh, lo sportello ascolto per risolvere eventuali ostacoli che siano da, da impedimento al vostro percorso o avere informazioni in generale sulla, sulla struttura o sui servizi della scuola. Inoltre è attivo anche uno sportello psicologico a cui tutti coloro che lo desiderano potranno accedere. Eh, quindi come vedete abbiamo pensato di fornirvi strumenti e supporto sia in ingresso che in itinere durante l'anno per garantirvi il successo finale. Ora vi illustreremo nel dettaglio ma sempre eh, velocemente eh, i, nostri, i nostri corsi sia eh, serali che diurdi, ma prima vorrei farvi vedere un brevissimo filmato girato con, eh, con i nostri studenti. Quindi chiedo a Francesco che è il nostro regista di, farli, di far partire questo filmato. Grazie. L'esperienza al Manzoni è stata fantastica, mi sono trovata veramente bene sia con i compagni che con i professori. Eh, L'ambiente scolastico era incredibile, nel senso che mi sono sempre sentita accolta, sempre sentita supportata e se potessi lo rifarei altre 50.000 volte, davvero. Sono Claudia, ho 59 anni e mi sono diplomata nei servizi sociosanitari. Con i Manzoni nel 2016. Com'è stato per me il fare il diploma al Manzoni? e come quello che sta facendo adesso, una maratona con sforzi, volere andare oltre eh, le proprie capacità, cercare di superarle, per tutto per ottenere un risultato, ma un risultato che fosse. Solo mio, senza l'aiuto di nessuno. Oddio, l'aiuto dei professori è stato grande, ma in prima persona ci ho dovuto mettere tanta volontà io. Questo è il Manzoni, superare i propri limiti. Ciao, sono Fausto, sono qui per dirvi che nel mio lunghissimo percorso scolastico, fatto di numerosi abbandoni di scuole e riprese, eh, nel Cia Manzoni ho trovato la scuola migliore che io abbia mai frequentato e quella che mi ha lasciato il ricordo eh, più dolce e più gioioso. Ciao a tutti, sono Daniel Zaccaro e sono contento di essere passato attraverso la scuola del Manzoni perché mi ha dato la possibilità di prendere la maturità a 24 anni, io che ero in dispersione scolastica. E questo grazie ai corsi serali e ai professori, super disponibili che ho incontrato. Quindi grazie, grazie, grazie. Ciao. Ciao, Cia Manzoni. Eh, grazie per l'opportunità che date a noi studenti di rimetterci in gioco con lo studio. Grazie per l'amore e per la passione che trasmettete. Vi porterò sempre nel bagaglio dei miei ricordi più importanti. Bene, dopo questo filmato possiamo passare a illustrarvi i nostri corsi serali. I nostri corsi si svolgono dalle 17.50 alle 22.00 e sono articolati in 5 ore da 50 minuti. Sono corsi abbreviati, quindi due anni in uno. La prima e la seconda insieme, e poi la terza e la quarta insieme. La quinta viene svolta generalmente nella scuola dove si sostengono le prove di terza e quarta. Non abbiamo le quinte che avevamo. Perché lo studente di scuola non paritaria deve sostenere la doppia prova dell'ammissione all'esame di Stato e dell'esame di Stato stesso. Ecco, questo doppio impegno eh, portava generalmente gli studenti a iscriversi direttamente in quinta, quindi in, in quinta in una, in una scuola statale, dove l'ammissione o l'eventuale non ammissione non comporta prove. Venendo ai nostri corsi di studio, abbiamo corsi nell'istruzione tecnica e nell'istruzione professionale. Per quanto riguarda l'istruzione tecnica, Abbiamo due corsi in ambito economico, un economico puro, l'AFM, cioè amministrazione, finanza, marketing, che eh, sarebbe l'ex ragioneria, e poi l'economico e indirizzo turistico, quindi appunto il turismo. Per quanto riguarda invece eh, l'istruzione professionale abbiamo due corsi, uno in ambito economico, ovvero il professionale per i servizi commerciali, e uno in ambito sociale, i servizi per la sanità e l'assistenza sociale. Quello che è più noto come socio-sanitario. Per quanto riguarda gli esami, gli esami per il passaggio alla classe successiva, eh, che nell'ambito dell'educazione per adulti consistono in prove di accertamento delle competenze, questi si svolgono presso le scuole, presso delle scuole che collaborano con noi oppure presso scuole che lo studente può liberamente scegliere possono essere eh, immediatamente prima delle vacanze, quindi a maggio-giugno, oppure subito dopo il periodo estivo a, a settembre. Due parole sulla frequenza. La frequenza eh, è vivamente consigliata, le statistiche ci dicono che chi frequenta abbastanza regolarmente poi non ha mai grossi problemi al momento delle prove. Non è comunque obbligatoria. Per ultimo vi ricordo che per accedere ai nostri corsi è necessario avere la licenza media conseguita in Italia, oppure avere superato almeno il primo anno di scuola superiore presso una, una scuola statale diurna. Ecco, questa è la panoramica dei nostri corsi serali. Per quanto riguarda invece i corsi eh, diurni, passo la parola alla coordinatrice di questi corsi, che è la professoressa Galdini, ora ve li, ve li presenterà. A te Virginia. Buonasera a tutti. Eh, sì, diciamo che l'offerta del CIA per il diurno si articola in diverse proposte. Eh, I corsi di recupero che diciamo sono la nostra offerta più tradizionale, eh, quella consolidata nel tempo, e due novità che metteremo in campo appunto per l'anno scolastico eh, 2022-2023 percorsi personalizzati di cui parlerà poi la mia collega eh, Veronica Ferrari e percorsi di rafforzamento delle competenze che vi illustrerò dopo. Allora, per quanto riguarda eh, i corsi di recupero anni scolastici, diciamo che per l'anno prossimo abbiamo previsto eh, due percorsi di istruzione professionale. Uno eh, con l'indirizzo dei servizi commerciali, l'altro con l'indirizzo dei servizi per la sanità e l'assistenza sociale. Ehm, attiveremo solo il biennio prima e seconda e non attiveremo la classe terza che in questi ultimi anni invece avevamo aperto. Eh, L'obiettivo dei nostri corsi, trattandosi di studenti eh, giovani che appunto arrivano a partire dai 16 anni, è quello di consentirgli di recuperare un anno eh, e poi di reinserirsi nel circuito scolastico eh, formale. Um, le nostre classi sono composte da pochi studenti che sono seguiti, oltre che dai docenti, anche da uh, due figure esperte di tematiche adolescenziali e dell'area socio-educativa. Uh, educatori, nel nostro caso sono tutte educatrici e una counselor, um, che offrono supporto e sostegno anche allo studio uh, ai nostri ragazzi e tengono. I rapporti con le famiglie si tratta naturalmente come forse è già stato detto di un percorso accelerato perché sono due anni in uno eh, nei quali ehm, vengono sviluppati i nuclei essenziali dei programmi al termine dell'anno scolastico è previsto un esame finale esterno come per il serale e um, i ragazzi vengono accompagnati verso scuole per le, per le quali, con le quali il CIA ha uh, rapporti consolidati. Um, L'orario è dalle 8 alle 13:20, dal lunedì al venerdì. Um, diciamo che questo dei tre percorsi che vi ho, a cui vi ho accennato poco fa è sicuramente quello più simile, più vicino alle scuole di provenienza e anche alle scuole di destinazione. Um, certo abbiamo detto è accelerato e sicuramente c'è rispetto alle scuole di provenienza un sostegno e un'attenzione maggiore al singolo studente. Eh, perché appunto i numeri che abbiamo, come vi ho detto, sono piuttosto ridotti rispetto alla scuola statale e eh, rappresentano proprio un percorso molto, molto accompagnato al rientro appunto nella scuola, eh, nella scuola nel circuito scolastico formale. Eh, passo la parola a Veronica Ferrari. Ehm, per i percorsi personalizzati, che vi illustrerà i percorsi personalizzati, grazie, eh, buonasera a tutti. I percorsi personalizzati che quest'anno diventano una parte strutturale proprio del nostro, della nostra offerta, in effetti fanno già un po' parte della nostra storia, li abbiamo già sperimentati in questi anni, ma da quest'anno appunto diventeranno proprio uno dei tre cardini su cui si fonda la nostra offerta diurna. Questi percorsi personalizzati sono indirizzati a degli studenti che hanno bisogno di un riavvicinamento molto individuale alla scuola stessa. E spesso sono ragazzi che hanno abbandonato la scuola da uno o due anni e quindi. Difficilmente riescono a inserirsi in una classe, diciamo, tradizionale, anche delle nostre molto piccole, e hanno bisogno invece di essere accompagnati in modo individuale e, e magari anche con una frequenza tagliata sulle loro esigenze, che possa poi aiutarli a essere appunto reinseriti nel percorso formale dell'istruzione. Quindi eh, organizziamo per questi ragazzi dei percorsi che prevedono non la frequenza quotidiana come per tutti gli altri, ma eh, insieme a loro e spesso alle, alle loro famiglie sicuramente, ma anche ai servizi che normalmente li seguono, dall'assistente sociale magari al terapeuta o eh, addirittura allo psichiatra. Eh, Organizziamo insieme a loro un percorso che sia il migliore possibile per quello studente specifico in quella situazione in cui in quel momento si trova. I nostri percorsi personalizzati possono essere. Rivolti anche a studenti che magari hanno già un'annualità, hanno già la promozione alla seconda e che quindi non possono essere inseriti direttamente in un percorso di biennio di recupero e che hanno bisogno anche loro magari di eh, essere supportati in un percorso annuale a questo punto, ma eh, viste magari fragilità pregresse, tempi, eh, anni covid completamente eh, difficili da reggere, eh, hanno bisogno di un aiuto un po' più personale, individuale, che eh, li aiuti a rientrare comunque nel sistema. Lo stesso vale per qualche ragazzo che potrebbe avere questa necessità in una classe terza che noi no, quest'anno non apriremo, ma che appunto può essere seguito individualmente e supportato nel prepararsi a sostenere l'esame di idoneità a fine anno. Tutti i percorsi personalizzati sono seguiti da un gruppo di docenti, ma anche da un'educatrice che si dedicherà in modo specifico a questi ragazzi in modo da supportarli nel loro riavvicinamento alla scuola e, e aiutarli nelle loro fragilità perché appunto l'individuale è proprio fatto apposta per i ragazzi che sono un po' più fragili, che hanno bisogno di essere maggiormente aiutati e supportati in questo percorso. Ripasso la parola a Virginia che adesso vi parlerà del ter della terza offerta che abbiamo per quest'anno. Sì, grazie Veronica. Ehm, allora, si tratta di percorsi che abbiamo chiamato percorsi di rafforzamento, che sono invece proprio una novità eh, di, di, di quest'anno, anche se, come dire... Ehm, non nascono da nulla, no? nascono dall'osservazione di molti eh, studenti per i quali abbiamo notato particolari bisogni. Eh, quindi si tratta di un percorso di educazione non formale mh, rivolto a studenti che eh, possono trovarsi in un momento particolare della propria esistenza e che, al contrario di chi deve recuperare un anno. Uh, necessitano invece di più tempo, più tempo per riflettere sul proprio futuro, per individuare uh, i propri obiettivi sia personali che formativi. Um, quindi cerchiamo uh, di offrire uh, un'apertura verso prospettive future diverse uh, che non sono necessariamente e unicamente rappresentate da un percorso scolastico qui Pennale. Eh, il percorso si articola in attività che si svolgono sia al mattino che al pomeriggio, eh, al mattino con un orario però ridotto, con attività didattiche eh, finalizzate proprio al recupero eh, e al consolidamento delle competenze di base ehm, e al potenziamento delle competenze trasversali e di cittadinanza. Naturalmente saranno attività didattiche che prevedono metodologie attive, attive e laboratoriali eh, basate proprio su compiti di realtà interdisciplinari. Eh, nel pomeriggio invece eh, sono previsti due o tre volte all'attività, due o tre volte alla settimana, altre attività che rappresentano però una parte integrante di questa proposta. Eh, che cosa pensiamo di, di, di fare, di offrire nel pomeriggio? Eh, intanto dei laboratori proprio utili a riflettere su, su, su questo percorso, sul proprio percorso personale. L'obiettivo è quello di rafforzare le, la motivazione, per esempio, l'autostima eh, e proprio aiutare questi ragazzi a riflettere sul proprio futuro. Eh, sono previste anche delle attività extrascolastiche, anche progettate, eh, diciamo, un po' su misura per lo studente a seconda delle proprie inclinazioni, delle proprie attitudini. Laddove possibile e ehm, si, si declinano come piccoli stage, appunto, laboratori, esperienze di, di volontariato, eccetera. Eh, e quindi un'offerta sicuramente varia, diversa e credo di poter dire unica eh, sul, sul, sul territorio con queste caratteristiche. Eh, e per questi studenti. Um, passo la parola alla nostra preside. Rieccomi, grazie mille professoresse Ferrari Gallini. Io sono qui per parlarvi invece del programma Tu per Tu, che come accennavamo in apertura abbiamo sperimentato per la prima volta quest'anno per cercare di dare il nostro contributo nel supportare le scuole statali, secondarie di secondo grado. Alle prese un po' con gli effetti dei continui lockdown delle interruzioni della didattica causate dalla pandemia. Abbiamo quindi proposto un aiuto per sostenere gli studenti più, più fragili che ancora sono iscritti, frequentano le scuole statali nel recupero delle lacune formative ma anche nel ritrovare un po' la motivazione, che magari tra una DAD e l'altra era andata un po', un po perduta. Eh, abbiamo sperimentato questo intervento su una circa una trentina di studenti provenienti da sette scuole della città, li stiamo ancora seguendo, li seguiamo da, da gennaio e eh, devo dire che i risultati sono appunto molto interessanti perché a loro offriamo un supporto didattico individuale, quindi con attività 1 a 1 o al massimo 1 a 2, con il docente abilitato, il nostro docente abilitato di materia. Eh, sono tutti docenti che, come avrete capito, ascoltandoli, hanno una grandissima esperienza proprio anche nelle metodologie inclusive e nel stare a fianco agli studenti nelle loro difficoltà specifiche dell'apprendimento. Questo programma è quindi rivolto alle scuole che da novembre potranno nuovamente segnalare gli studenti più in difficoltà, bisognosi di questo supporto. Eh, il supporto è attivabile per tutti gli studenti tra i 15 e i 18 anni sulle materie di area comune del primo biennio di tutti gli indirizzi di istruzione tecnica e professionale e per le materie di indirizzo del primo e del secondo biennio per i corsi eh, che noi abbiamo qui al CIA e quindi come avete ascoltato il professionale eh, per i servizi e l'assistenza sociale, eh, il professionale per i servizi commerciali. L amministrazione finanza e marketing e il percorso eh, di istruzione tecnica eh, in ambito turistico. Ehm, dicevo appunto le scuole da, da novembre potranno nuovamente segnalare quegli studenti che hanno eh, già mostrato le prime difficoltà, eh, credo che riusciremo eh, ad ampliare anche la platea dei beneficiari e ad ampliare anche leggermente la, la gamma delle attività proposte, andando per esempio un po' a rafforzare gli aspetti di metodo di studio. E di italiano eh, seconda lingua e a strutturare un orario pomeridiano eh, già definito, quindi facilitando anche le, le modalità organizzative con le scuole. Speriamo che quindi questa proposta possa trovare interesse e riscontro da parte delle, delle scuole statali del territorio. E a questo punto introduciamo altre attività pomeridiane che si svolgeranno nell'ambito di quello che abbiamo chiamato il terzo spazio. E per iniziare a parlarne. Eh, passo la parola alla professoressa Antonella Pasotti. Grazie Giulia e buonasera a tutti. Mi chiamo Antonella Pasotti e insegno nei corsi serali. Eh, oggi però vi presento appunto una novità importante dell'offerta formativa che abbiamo appunto chiamato terzo spazio. Eh, uno è quello del diurno, il secondo spazio è quello del serale e insomma questo terzo spazio che aveva bisogno un po' di essere riempito. E vediamo come. Eh, quelle che vi descriverò io adesso sono una parte, poi ci saranno in successione altri colleghi che completeranno un pochino le proposte dedicate a questo terzo spazio. Quelle che io vi descriverò riguardano prevalentemente il supporto all'attività didattica, sia diurna che serale. Ci saranno quindi momenti di studio assistito, individuale o a piccoli gruppi, per gli studenti dei corsi diurni potrebbero essere occasioni per scuola insieme a docenti, educatrici o studenti di altri indirizzi eh, con cui sarà quindi anche più facile interagire e speriamo quindi anche imparare. Per gli studenti dei corsi serali gli studi stestiti sono sempre stati momenti importanti per recuperare argomenti che non si sono potuti seguire a lezioni. Oppure che necessitano di approfondimenti particolari. Ci saranno poi proposte attinenti al recupero o all'integrazione del proprio percorso formativo. Potrebbe esserci, ad esempio, l'esigenza di integrare alcune materie, oppure di seguire un corso propedeutico di matematica, a cui potrei iscrivermi anch'io oppure lavorare di più sugli aspetti motivazionali legati ad esperienze precedenti di insuccesso o a difficoltà, in questo caso per gli adulti, eh, legati alla ripresa degli studi. Anche qui le proposte saranno diverse, ma tutte con l'obiettivo di trovare risposte adeguate alle diverse esigenze. Un'attenzione particolare sarà dedicata alle competenze nella lingua italiana. Saranno previsti moduli di italiano L2, organizzati per livelli, a cui potranno iscriversi sia gli studenti dei corsi CIA, sia chi eh, vorrebbe farlo, ma non ha ancora il prerequisito linguistico necessario per eh, arrivare con successo al diploma. Eh, ci, sarà poi, ci saranno alcuni moduli legati invece a una competenza diciamo, della lingua italiana, ma soprattutto nello studio delle diverse discipline. Un ultimo aspetto eh, è questo. Sappiamo che i fattori che ci possono portare al successo formativo sono tanti e anche diverse. Diverse possono essere le motivazioni, Uh, ma sicuramente la scelta di riprendere gli studi, l'impegno, la frequenza, l'interesse che ciascuno metterà saranno fattori determinanti. Insieme a questi però potrebbero esserci anche delle difficoltà, alcune difficoltà davvero obiettive, legate ad esempio per alcuni studenti a quelli che siamo soliti chiamare bisogni educativi speciali, cosiddetti BES oppure a difficoltà eh, proprio legate all'apprendimento, i DSA. Anche in questo caso il CIA ha la possibilità di mettere a disposizione le competenze di figure professionali esperte mirate di supporto per migliorare le strategie di apprendimento. Saranno previsti invece per tutti consigli su come migliorare il proprio metodo di studio per permettere a ciascuno di acquisire quella competenza ormai indispensabile che è imparare ad imparare. E con questo lascio la parola alla collega Anna Rocco che vi presenterà un altro aspetto della proposta pomeridiana del CIA. A te Anna. Grazie Antonella, sì sono Anna Rocco e sono un'educatrice del, del CIA. Tra le attività pomeridiane del terzo spazio, nell'ambito del, del potenziamento personale e dell'acquisizione delle competenze trasversali, il CIA offre diverse risorse. Eh, abbiamo dei laboratori di socializzazione e motivazione, cioè che sono attività laboratoriali per lo sviluppo delle capacità relazionali e di socializzazioni. Per lo sviluppo dell'autostima, per la crescita personale e anche il mantenimento motivazionale e anche per imparare a conoscere e gestire i propri processi di, di conoscenza. Per gli studenti del diurno, queste attività sono integrate nel percorso scolastico e rivolte a tutte le classi, mentre per il serale sono proposte dedicate. C'è per esempio il Circle Time, che è uno spazio virtuale di aggregazione, inclusione e discussione, oppure per esempio il metodo di studio e sono su base volontaria e aperte a tutti gli studenti. Poi c'è lo spazio futuro. Spazio futuro è uno spazio aperto a tutti e rivolto da un lato all'orientamento al lavoro, cioè per fornire... Tutto ciò, tutti quegli strumenti necessari per l'avvicinamento o l'inserimento nel mondo del lavoro, cioè la stesura o l'aggiornamento del proprio curriculum, eh, del proprio curriculum vitae, il bilancio di competenze, l'acquisizione di informazioni per la ricerca attiva del lavoro. però si occupa anche dell'individuazione dell di percorsi scolastici alternativi al CIA per chi si accorge di aver sbagliato strada e quindi ehm, alla creazione alla strutturazione di progetti ponte in collegamento con uh, con enti del, del territorio per il riavvicinamento alla scuola di chi per varie ragioni se ne è allontanato da tempo eh, inoltre PCTO PCTO eh, che è percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, l'ex alternanza scuola- lavoro. Per i corsi serali non, sono, non è obbligatorio il PCTO, ma è un'opportunità un e sono attivabili, oltre al corso sulla sicurezza, ho la possibilità di partecipare a uno stage aziendale, cioè quindi uno stage... Eh, con un'azienda convenzionata con la nostra scuola, oppure ehm, la partecipazione a percorsi di impresa simulata rivolti allo sviluppo delle capacità imprenditoriali. Inoltre, eh, il PCTO prevede un modulo sulle competenze utili e necessarie per affrontare il mondo del lavoro, quindi, appunto, come si stende un curriculum, la preparazione a un colloquio di lavoro con la simulazione, il bilancio di competenze, eccetera. Inoltre, in questo terzo spazio, vorremmo offrire anche delle opportunità formative di potenziamento delle competenze professionali negli ambiti dei nostri corsi, cioè nell'ambito turistico, nell'ambito sociosanitario e nell'ambito commerciale. E per ogni ambito stiamo lavorando alla definizione di, di percorsi che possano essere di interesse sia per i nostri studenti sia per le persone che già lavorano in quegli ambiti o che desiderano iniziare a farlo. Si tratta di corsi che saranno aperti anche agli, agli utenti esterni, e, per, e su questo ci stiamo lavorando. E quindi lascio la parola al professor Raimondi. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, Mauro Raimondi, insegno geografia e mi occupo delle iniziative culturali del CIA, iniziative che come vedrete seppur brevemente sono veramente numerose e molto diversificate. Vi faccio un esempio. Il vostro sogno è fare radio? Benissimo, abbiamo Radio Cia Manzoni eh, che trasmette ormai da tre anni su Share Radio. La redazione è composta quasi completamente da studenti che registrano le rubriche e poi le mandiamo in onda. Vi piace il cinema? Grazie al terzo spazio di cui Anna vi ha appena parlato, faremo quest'anno cinecia, vale a dire approfondiremo degli argomenti del programma andando a vedere dei film eh, che si trovano nella nostra mediateca. Mediateca, biblioteca. Biblioteca: noi abbiamo un servizio molto buono, si chiama Biblio Cia. Che fra le tante iniziative che vengono fatte, viene, diciamo, la, più, la più interessante, secondo me, quella che secondo me è la più bella, il premio di poesia intitolato a Giancarlo Maiorino. Eh, inviteremo autori che presentino i loro libri, associazioni che invece presenteranno le loro iniziative. Faremo delle passeggiate manzoniane per Milano, non ve le sto a raccontare, ne parleremo più avanti, e, e poi vi faremo conoscere chi ce l'ha fatta. Eh, quel bellissimo video che avete visto prima è tutto eh, composto da un collage di ragazzi che per l'appunto eh, sono stati promossi dopo aver frequentato il CIA. L'iniziativa si chiama Yes Weekend, la faremo a novembre, e potete parlare con loro, confrontarvi, sentire i loro consigli. Eh, faremo poi punti di vista, è un'iniziativa annuale in cui si parla di attualità e si parla di storia. E a proposito di storia, come ogni anno andremo al memoriale della eh, Shoah. Eh, chiaramente, questo è soltanto un accenno delle tante iniziative che poi verranno fatte durante l'anno. Ce ne saranno anche. Di nuove e quindi ne vedremo, magari le seguiremo insieme, le faremo insieme, le costruiremo insieme. Io vi assicuro soltanto di una cosa: che al CIA non vi annoierete di sicuro. Benissimo, spero di vedervi tutti a settembre. E passo la parola al professor Bianchi. Bene, grazie, grazie Mauro, e grazie anche a tutti i docenti. E eh, gli educatori che hanno illustrato la nostra offerta. Siamo quindi giunti al termine di questo incontro. Eh, come sempre, fra un po' lasceremo la parola a voi per eventuali domande, chiarimenti, qualunque altra cosa. Eh, volevo solo darvi eh, prima qualche, eh, velocemente qualche eh, informazione riguardo all'iscrizione ai nostri corsi. Come sapete, come abbiamo detto prima, eh, vi si accede solamente previo colloquio. L'accesso al colloquio è libero nei giorni e negli orari che troverete sul sito, nella sezione orientamento oppure anche nella, nella home page. A seguito del colloquio chi lo desidera facciamo la preiscrizione che vi assicura il posto. Poi entro 10 giorni, 5 settembre, dovrete perfezionare l'iscrizione online, nei modi che vi saranno indicati in sede di colloquio. Una volta poi ricevuto l'ok ok dalla scuola, che è un tempo di 1 o 2 giorni al massimo, potrete recarvi all'istituto presso la nostra segreteria didattica, che vi indicherà la sezione e la collocazione dell'aula. Per quanto riguarda l'iscrizione alla scuola sede d'esame, eh, la nostra scuola verso dicembre-gennaio eh, vi darà delle informazioni per quanto riguarda le modalità e le iscrizioni eh, e le scadenze, scusate, per, per queste iscrizioni. Bene, eh, a questo punto abbiamo eh, veramente terminato. Spero che eh, siamo stati eh, sufficientemente esaustivi. Eh, a questo punto lasciamo voi la, la parola per eventuali eh, domande. Grazie mille, professor Bianchi. Vediamo in sovraimpressione le prime domande. La prima domanda della professoressa Anna Deusebio De è sul programma Tu per Tu. Sì, le attività si svolgono in fascia pomeridiana qui presso il Cia Manzoni. Uh, questo perché chiaramente i nostri docenti sono impegnati anche in altre attività, uh, sempre qui, ma anche perché spesso ha senso proporre anche un cambio di ambiente per sperimentarsi in modo diverso uh, nello studio. In alcuni casi specifici abbiamo attivato anche dei supporti online, ma è qualcosa che bisogna, diciamo, valutare con attenzione insieme alla scuola inviante ed eventualmente ai, ai ragazzi. Quindi di base partiamo da delle attività pensate qui, che comunque è in Loreto, quindi come abbiamo visto facilmente raggiungibile. Per quanto riguarda la sua seconda domanda, eh, la classe, il biennio terzo quarto, quindi il secondo biennio, è presente nell'offerta dei corsi eh, serali, quindi giusto. Eh, come illustrato poco fa, eh, per i corsi diurni c'è una eventuale possibilità di ehm, preparare solamente eventualmente la terza, dentro però a percorsi di personalizzazione, quindi sono opzioni riservate a situazioni un po' particolari. Anche queste si, si vedono tutte in fase di orientamento, eh, dove c'è proprio l'occasione per un'attenzione specifica alle situazioni di ciascuno. La domanda di Claudia Maggi se il terzo spazio è aperto solo agli studenti del CIA, eh, no, il nostro desiderio è eh, aprire il più alto numero di attività possibili anche alla partecipazione di persone non iscritte ai nostri corsi, presenti eh, nel territorio circostante e non solo. Sicuramente le, le attività più strettamente legate ai nostri corsi saranno attività riservate, penso ad esempio ai percorsi eh, di PCTO o agli sportelli chiaramente di, di aiuto allo studio. Eh, per quanto riguarda il resto dell'offerta, le iniziative culturali, i, i corsi di avvicinamento all'istruzione secondaria di secondo grado e alle altre opportunità formative più orientate alle competenze che stiamo pensando, il desiderio è quello di aprirle anche all'esterno. Eh, il palinsesto del terzo spazio è in via di definizione anche perché partirà un po' più avanti, partirà nel mese di novembre quindi l'invito è a venirlo a scoprire, eh, a seguire i nostri canali in modo da poi poter conoscere i dettagli o appunto richiedere un colloquio per conoscere anche questa, questa offerta un po' più avanti, chiaramente dopo, dopo l'estate potremo ehm, fornire tutti, tutti i dettagli. Allora, io non vedo comparire altre domande. Marco, vuoi aggiungere qualcosa? Vogliamo magari ribadire le modalità per richiedere un colloquio se qualcuno se le perse? Sì, allora, per quanto riguarda il colloquio, eh, mentre l'anno scorso eh, avveniva previo appuntamento, ma l'abbiamo fatto soprattutto per evitare assembramenti per il Covid, quest'anno eh, l'accesso è libero. Quindi quest'anno chiunque voglia venire a recarsi presso di noi per fare il colloquio eh, deve semplicemente rispettare gli orari che trova sul sito. Quindi per i corsi avrei... serali. Per i corsi serali naturalmente. Certo. Mentre per i corsi diurni rimane la prenotazione, quindi occorre esatto. chiamare la nostra segreteria scolastica. Esatto, esatto. Benissimo, aspettiamo nel caso compaia qualche ulteriore... Domanda, aspettiamo qualche minuto, nel frattempo ne approfitto anch'io per ringraziare tutti gli intervenuti, gli studenti, i docenti, le educatrici. Vediamo se dalla regia ci segnalano qualche altra richiesta. Altrimenti, addirittura in anticipo siamo riusciti a raccontarvi siamo stati chiari allora stavolta. Speriamo di sì. In ogni caso il video di questo incontro resterà pubblicato sui nostri canali e quindi potremo intercettare eventuali altre richieste, anche se ovviamente l'invito è eh, prenotare un colloquio e venirci a conoscere eh, in modo da poter rispondere più direttamente e più approfonditamente a qualsiasi curiosità. Approfitto eventualmente per dire che il colloquio è una, è una chiacchierata con lo studente per vedere appunto insieme qual è la, la soluzione migliore da trovare. Quindi non, non ci saranno imposizioni di nessun tipo, Il, lo studente viene, vediamo insieme insomma, quali sono i suoi, i suoi desideri, i suoi, i suoi impegni e quindi sulla base di quelle che sono le nostre offerte, vaste, non solo quelle eh, dei, dei, dei corsi serali che avete sentito, ma anche quelle dei corsi diurni del terzo spazio e di tutti gli altri progetti che abbiamo in, eh, attivato quest'anno scegliamo insieme appunto qual è la soluzione migliore quindi quest'anno abbiamo un ventaglio diciamo così di offerte eh, un po' più ampie quindi che potrebbe trovare molto più ragazzi potrebbero trovare una, una soluzione presso nostra Scuola Benissimo, allora ringraziando tutti coloro che ci hanno seguiti eh, ci confermano dalla regia che non ci sono al momento altre domande quindi ringraziamo anche il regista Francesco Denaro. E ci auguriamo di incontrarvi presto qui al CIA. Vi aspettiamo. Grazie mille, buona serata. Arrivederci, buonasera a tutti.